Sono gasato. Come passa il tempo, Federico? Bella domanda. Tra un po' mi alleno e poi ho X Factors. Devo fare tutte le cose per X Factors. Escilo? No. Puntata con Gratteri molto figa. Grazie mille, sì, è stata veramente una puntata bellissima quella con Gratteri. È una figata perché ci lavoravo da più di un anno per portarlo a Muschio. Quindi è stata veramente una figata. Sono super puntata con Gratteri, complimenti. Bello che fai conoscere anche ai più giovani. Non ho capito cosa, però vabbè, grazie. Dove sono i bambini? Leone è a scuola e Vittoria è in camera con la nonna. E sta per piangere. Non è successo niente. Vi saluto, ragazzi. Vado a vedere cosa è successo con Vittoria. Quante volte ti alleni? 3-4 volte a settimana. Spoilerman. Diario di una mamma, ciao. Dimmi che non è finito il periodo pop punk. Boh. Se mi viene voglia, farò altri pezzi pop punk. Se non mi viene voglia, non li farò. Io raga faccio questa cosa qui che non credo che farò più dischi, credo che farò solo canzoni, perché mi piace troppo di più dedicare del tempo alla canzone, coccolarmela, mentre se fai uscire un disco, a meno che non mi venga in mente di fare un concept album, che quindi secondo me ha senso fare un disco se hai un concept album, ma per come faccio i dischi io, che sono dischi di canzoni, ha più senso farli uscire singolarmente. Quando ti sentiamo in concerto, allora ragazzi, io purtroppo ho dovuto fare uno stop per salute, però vi posso già dire che ci sarà un Love Me nuovo quest'estate. Non sappiamo ancora bene dove, spero ancora in Piazza del Duomo e sarà una figata. E per ora faccio il Love Me, poi diciamo che le date di un ipotetico tour le potrei mettere nel 2023, perché prima non riesco. Vedo un bel cannone, non ce l'ho, o forse. Va bene, amici. C'è qualche collab robe fighe in cantiere? No, no, per ora canzone da solo. Era da tanto che non facevo una canzone da solo, quindi voglio fare prima questa canzone qua da solo e poi vediamo. Anche perché poi mi prenderò una pausina. Fai l'antigiallo per i capelli, sono troppo gialli. Devo farlo? Sono troppo gialli, vero? Poi Eminem. Oggi hai fretta? No, non ho fretta, raga. Non ho fretta. Ah, c'è Aurora Ramazzotti, ciao. Ti ricordi i video diary? Erano belli i video diary. Sono più belle le live su Instagram recentemente, eh? Nessuno che ti chiede troppo spesso mi saluti. Anch'io combatto con un tumore neuroendocrino, Maria Palladino, ti mando un abbraccio enorme. Forza. Ciao Aurora. Bocca al lupo per la gravidanza. Si dice in bocca al lupo per la gravidanza. Congratulazioni. Congratulazioni per la gravidanza. Si dice congratulazioni, sì.
Vi leggo, eh. Quest'anno amo X Factor, grazie. Ma è bella, è stata una bella edizione. Ormai è quasi finita, mancano due puntate. Tua nonna come sta? Bene, sta bene la nonna. In forma, in forma. Ma di Kelly a muschio? Basta, raga, non credo verrà. Ma va bene così, eh. Come sta Mati? Bene, sta bene Mati. E quando il terzo figlio? Ragazzi, già due sono un bel impegno, eh. A tal proposito, mi sta chiamando mia figlia, ragazzi. Vi saluto. Vi saluto che vado a vedere. Tutto bene, Marina? Ok. Devo venire? No. Ok. Marrakesh a muschio selvaggio. Non credo abbia voglia di venire. Io sono in pace col mondo, raga. Per me sono tutti ben accetti. Non farete il terzo, ma non ora, raga. Non ora. Ma avete già girato il prossimo episodio di Muschio? In realtà ne abbiamo già girati uno. Vabbè, raga, vi saluto, c'è la Vito che piange.